Bentornati a tutti, io sono Pasquale e questo è Risparmio e benvenuti in un nuovo video. Solito aggiornamento mensile con i miei investimenti del mese precedente. Quest'oggi andiamo appunto a guardare il novembre 2020, che è andato molto bene, sono molto soddisfatto. Ci sono state alcune variazioni del mio portafoglio, altre cose sono rimaste stabili, ma andiamo subito a vedere. Prima di cominciare, ovviamente, volevo ricordare che se sei nuovo su questo canale, puoi ovviamente iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche se i video sono di tuo interesse. Ovviamente per ricevere tutti quanti gli aggiornamenti successivi e ovviamente se questo video è stato di tuo gradimento, per favore fammelo sapere cliccando un bel pollice in su. Prima di cominciare, quali sono le cose importantissime da dire? Beh, sicuramente le cose più importanti da dire sono che oltre a trovarmi qui su YouTube dove pubblico ogni martedì ed ogni venerdì un video nuovo e ogni giovedì c'è la diretta di Buonanotte Mercati, c'è anche da dire che pubblico ogni lunedì sul mio blog www.risparmioinvesto.com e sono anche presente su Instagram con il nome io underscore risparmio. Bene, allora su cosa andiamo a concentrarci adesso? Andiamo subito a vedere prima di tutto in linea generale com'è il portafoglio in questo momento, da cosa è composto, quali sono i miei soldi liquidi, quelli nel fondo famosissimo di emergenza. Cosa ho investito nel peer-to-peer, anzi peer-to-peer business lending, sapete che io investo in Cryptalia, e poi infine quello che è il mio portafoglio azionario, come è andato a performare. Andiamo subito a partire con queste piccole aggiornamentazioni. Per cui partiamo subito ad andare a vedere un po' come è diversificato questo portafoglio, che ovviamente tutti quanti sapete che io ho un po' di liquidità, che tengo il più possibile disponibili lì come emergenza. Abbiamo 5.530 euro del fondo d'emergenza, pari a 38 quasi 2% di tutto quello che è il mio capitale. Cryptalia un 5,72% con 828 euro circa. Ovviamente, per chi lo sa, sono uscito momentaneamente dai toro. E infine, su Trading 212, ovviamente questi valori sono aggiornati a fine novembre. Ovviamente a dicembre ho aggiunto qualcos'altro. Comunque, Trading 212, 8.122 euro abbondanti, per un 56,09%. Per cui adesso andiamo un attimino a vedere prima di tutto come sono diversificati i vari investimenti di Cryptalia. Per cui passiamo subito a Cryptalia, come possiamo vedere da questo piccolissimo grafico a torta. Diciamo che questi 828 euro sono divisi, come si può vedere appunto dal grafico a torta, ma anche dal piccolo file Excel che ho allegato. Giuberossi un 6,04%. Nannini 6,04%, Ison quasi un 10%, Biogest un 12% abbondante, Mobi quasi un 19%, Sicom un 10,9%, poi abbiamo il Proi Agrario un 6% e infine Medical Tech, che è uno degli ultimi pubblicati a inizio novembre. Non ho investito negli ultimi due perché non avevo liquidità, un 30%. Ovviamente volevo ricordare che sono stati anche completati di recente due nuovi progetti, veramente in maniera immediata, per cui Cryptalia continua a sorprendere con questi grossi investimenti fatti in maniera molto veloce. Ma andiamo subito a parlare del mio portafoglio azionario, per cui quello di Trading 212, che ovviamente è quello più, come posso dire, cicciottello, e andiamo subito a vederlo. Per cui come è diviso il mio portafoglio azionario in questo momento? Abbiamo un cash che è 6% del mio portafoglio. Il portafoglio REITs, che è quello che sto cercando di impolpare sempre di più, e chi lo sa, insomma, chi mi segue sa che sto cercando di aumentare il portafoglio REITs, che è un 33%, vorrei portarlo intorno al 40-45%, azionario 47% ed ETF un 14%. Però ovviamente come sono distribuiti in termini monetari questi portafogli? Appunto, io ho dato qui le percentuali, ma ovviamente ci sono anche delle cose da andare a vedere: quanti soldi ho investito per ogni singolo portafoglio e quant'è la liquidità che avevo a fine novembre. Guardiamolo subito. E per cui passiamo dalla grafica a torta a questo estratto del file Excel. Il 33% di REITs equivale a 2.688 euro con 12 assets. Quello è l'investito e diciamo, il profitto al momento è un 7,64%, ripeto, sempre somme di fine novembre, 2.914 euro. Il portafoglio ETF, che è un 14%, 1.156 euro investite, adesso sono a 1.326 con un 12,81% di gain. E l'azionario, che era 3.805, avevo 3.759 euro di investito, però qui è successo qualcosa perché ho sbagliato a compilare il modulo. Infatti, il portafoglio azionario in questo momento sta rendendo qualcosina in più. Ho sbagliato a compilare, chiedo scusa. Comunque, 472 euro di
cash. Andiamo subito a vedere quello che sono stati i rendimenti appunto di questo portafoglio, che è la cosa più importante, quella che diciamo che mi va di condividere ancora di più. Per cui andiamo a vedere i portafogli totali e reali e anche quelle delle singole performance delle variazioni, quelle che hanno reso di più. Per cui abbiamo in questo momento a novembre ho chiuso il mese con un più 8,06% rispetto a un meno 3,3% del mese precedente. Quindi è un'ottima performance. Novembre è andato bene, ma ovviamente non è solo perché, anzi, non è quasi perché sono stato bravo io, ma i mercati sono andati verso l'alto sparando come se non ci fosse un domani. E ovviamente il novembre è stato il novembre migliore degli ultimi anni. Sono molto contento di ciò, per cui nulla da dire in proposito. Il mio patrimonio è cresciuto di quasi 700 euro a fine novembre, sono contentissimo. Quali sono le migliori azioni e le peggiori azioni che ho al momento in portafoglio in termini di rendimento? Abbiamo Fiverr con un più 46,15%, veramente un ottimo titolo che ho acquistato. NRG sarebbe l'ETF che va a investire sulle energie pulite, un 33% abbondante di rendimento. Logitech, ovviamente chi non la conosce, un più 19%, e infine AMD un più 15%. Tra l'altro, volevo dire che nel portafoglio azionario ho mollato questo mese Alibaba e anche Intel, perché ovviamente Alibaba, perché volevo ridurre l'esposizione cinese, non mi interessa più avere tutte quelle aziende cinesi, e invece Intel, perché continuando a approfondire quello che è le performance dei vari processori e delle CPU che sono in ritardo rispetto ai concorrenti, ho pensato fosse meglio andare a mollare questa azienda. Guardiamo delle peggiori performance. AFIN, American Finance Trust, è un REIT. Questo l'ho aggiunto veramente da pochissimo, proprio l'ho aggiunto a novembre nel mio portafoglio REIT, e ovviamente sta performando male, però già ad adesso sto registrando il 4 dicembre, questo video uscirà settimana prossima, sta già a un meno 3, per cui ho già recuperato un 4%. CLIG, anche questa aggiunta, e questo è il video che è uscito venerdì 4, appunto, quando ho fatto il titolo del video, ho comprato Londra, per cui CLIG è quell'azienda lì, a meno 5,7%, anche questa adesso è un meno 3,4%, per cui anche questa sta recuperando, sono molto contento. Stack Industrial, un altro REIT, che al momento è a meno 4,11%. Infine Merlin Properties, che anche questa è a meno 2,76%, però i dividendi stanno entrando, sono contentissimo di quelli che sono i dividendi che sto percependo, per cui non mi interessa assolutamente. Per cui prima di andare a chiudere la giornata volevo nuovamente ricordare che mi potete andare a seguire sul mio blog www.risparmioinvesto.com, dove pubblico un articolo ogni lunedì, su Instagram io_risparmio, e poi qui su YouTube, dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì video nuovi, e ogni giovedì vengo fuori con la live di Buonanotte Mercati, dove insieme ad altri ospiti, i miei amici, Massimo Cirignotta, Darko, Davide, Andrea, andiamo un po' a valutare quello che è successo nei mercati la settimana precedente. Bene, beh, spero che questo aggiornamento sia stato di tuo gradimento, e se così fosse stato, come sempre, ti chiedo di fammelo capire, e farlo capire anche a YouTube, lasciando un pollice in su. E ovviamente, se ci sono cose che non sono piaciute, fai i commenti sul mio portafoglio, lascia un commento qui sotto e apriamo una discussione. Bene, ti lascio andare, anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!